RTM vi invita all'ascolto di Fiumi d'acqua viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo programma radio. Un saluto dal Centro Cristiano Fonte di Vita. Chi vi parla è Simone. Simone, che voi già mi conoscete perché sono solito accompagnare il pastore Christian, che oggi non ci sarà. Io, che sono un ministro costituito da parte del Signore con una grazia magisteriale, che si, diciamo, che mi occupo nell'insegnamento dei principi della parola, mi accompagna. Ed è una grande gioia, però, il padre del pastore Christian, il fratello Orazio. Sì, io vi saluto a tutti. E di nuovo te voglio dire a voi che io sono argentino, ossia che parlo meglio in spagnolo che in italiano, però ho un cuore, abito qua in Ragusa, e ho un cuore per voi e per Dio. Amen. Prima di entrare nel tema, noi adesso oggi rivedremo quello che è il capitolo 3 del Vangelo secondo Matteo. Rivedremo tutto il capitolo, lo rileggeremo dal versetto 1 al 17, ma prima di entrare nel contenuto della parola, di esporre quello che è il Vangelo di Gesù Cristo, vogliamo ricordarvi i recapiti telefonici. Siamo su Radio RTM, il cui numero telefonico è 0932 94 46 21. Abbiamo anche il contatto WhatsApp del pastore Christian, che è 347 76 53 816. Il mio numero di telefono, il cellulare, è 338 111 6591. Li ripeto per sicurezza: Radio RTM 0932 94 46 21, il numero di telefono del pastore Christian, nonché anche contatto WhatsApp insieme al mio numero, è 347 76 53 816. Il mio numero di cellulare 338 111 65 91. Vi ricordiamo che questi recapiti telefonici sono messi a vostra disposizione per qualsiasi vostra richiesta. Ok? Entriamo nel tema. Intanto leggiamo quello che sta scritto nel Vangelo secondo Matteo. Iniziamo dal versetto 1 al 17. Dice la parola: in quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi, si cibava di cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire dall'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua.
Ed ecco, i cieli si aprirono e vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ok, vediamo dal versetto 1, cerchiamo di fare un ripasso generale di ciò che abbiamo visto insieme, abbiamo condiviso. Dal versetto 1 vediamo che Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea, ha predicato per tanti anni lì, ha avuto un mandato da parte del Padre, e quel che predicava era il battesimo per il ravvedimento, il battesimo per il perdono dei peccati. Lui diceva: il mio battesimo, facendo una parafrasi, lui diceva: il mio battesimo, fratelli, e voi che vi battezzate, non è per venire a me, ma perché il regno dei cieli è vicino. Sì, fratello Orazio, diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino, non ravvedetevi affinché mi possiate seguire a me. Certo, e anche a voi parezca una cosa strana, una cosa misteriosa. Giovanni Battista stava dicendo che si avvicinava il regno del cielo, vuol dire si stava avvicinando Gesù Cristo. El reino de los cielos, se estaba acercando el reino de los cielos, se estaba avvicinando. Que dopo en altro posto Giovanni Battista ha detto, no chiaramente Giovanni Battista, a que voi conocete, Juan Ragusa, voi conocete bene, él dijo: ecco el agnello de Dio que toglie el pecado, que del mundo, dice, pero en realidad el pecado que del mundo arriba a noi, porque noi viene encima el pecado del mundo, pero Jesús toglie el pecado del mundo. Entonces, Giovanni Battista estaba diciendo claramente, perché el re, dilo tú el 2. Sí, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Ok. Sí, è importante perché di lui aveva testimoniato, di lui aveva anticipato, di lui aveva dato la parola il profeta Isaia, che uno sarebbe venuto nel nome del Signore, sì, dicendo: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Cioè che il proposito di quest'uomo mandato da parte del Signore era preparare la via del Signore, preparare la via al Signore, affinché noi oggi, come abbiamo visto insieme, non essendoci più Giovanni il Battista, ma essendoci un ministro, dei ministri costituiti dal Signore, abbiamo lo stesso compito: preparare la via al Signore affinché il Signore possa manifestarsi a un popolo che ha ricevuto il perdono dei peccati, ha ricevuto il ravvedimento, sta in questo processo di ravvedimento, perché abbiamo visto che un battesimo che era in vista del ravvedimento, quindi un battesimo, un'azione concreta nell'aver creduto, ma un ravvedimento che chiaramente anche noi stessi continuiamo ad avere, perché il ravvedimento è un processo, uno non si può ravvedere da un giorno all'altro, il ravvedimento è profondo ed è un processo che è giorno dopo giorno, non sta nel fatto che io accetto Gesù nel cuore un giorno e tutta la vita continuo a fare quello che a me sembra giusto, perché voi sapete, fratelli e cari ascoltatori, che la nostra giustizia, se noi ci reputiamo giusti, sono stracci sporchi dinanzi a quella eterna e sublime del Signore. Quindi il profeta Isaia aveva annunciato che un servo del Signore, sì, riguardo Giovanni il Battista, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Il versetto 4 ci dice, ci dà una descrizione di com'era quest'uomo, questo profeta, che aveva l'identità dell'Elia, dell'Elia che fu trasportato, preso da parte del Signore, ma cui Giovanni il Battista continuò a esercitare quello che era il suo compito. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi, si cibava di cavallette e miele selvatico. Allora qual è il tema? Qual è il proposito? Che oggi non avete Giovanni il Battista, oggi avete ministri costituiti da parte del Signore che vi abilitano e che vi battezzano nel nome di Gesù Cristo per ricevere perdono dei peccati e in vista del ravvedimento, affinché quando il Signore
vuole manifestarsi e vuole trattare con le vostre vite, trovi un popolo ben disposto, un popolo ben disposto a riceverlo in spirito e verità al Signore, non ad un uomo, non a noi ministri. Noi siamo soltanto canali, siamo soltanto anche noi uomini che vi conducono e che vi danno istruzioni scritturali, istruzioni che provengono da quello che è la somma della parola, che vi portano al Signore. Il fine è sempre arrivare a Cristo. Sì. Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui, erano battezzati da lui nel fiume Giordano, erano battezzati da lui in questo luogo, in questo fiume, però battezzati nel nome di Gesù Cristo, confessando i loro peccati. Ok, andiamo al nostro primo brano musicale, a dopo.
bene, rieccoci. Abbiamo visto i primi, abbiamo cercato di dare una riveduta a quello che sono i primi versetti del capitolo 3 del Vangelo secondo Matteo, ma prima di continuare ci tengo a darvi il resto delle informazioni che sono utili e importanti per voi che ci seguite. I nostri programmi di queste trasmissioni Fiumi d'Acqua Viva sono tutti mercoledì e venerdì alle ore 18:30. Per ascoltare in streaming la diretta radio di questi programmi qui potete andare sul sito www.radiortm.it. Su questa pagina web avrete un link che vi porterà direttamente all'ascolto della diretta radio. Quindi www.radiortm.it, ci sarà un link che vi porterà, vi allaccerà direttamente all'ascolto della diretta. Per tutte le altre puntate invece precedenti e tanto altro materiale sempre ispirato alla luce della parola, noi abbiamo un canale YouTube dove, digitando infatti sulla funzione cerca CC Fonte di Vita tutto unito in minuscolo, ripeto CC Fonte di Vita tutto unito in minuscolo, accedendo al riquadro fotografico dove sono seduti il pastore Cristian con altri fratelli, nella voce video troverete le puntate precedenti, per l'appunto radio, e tutto il resto del materiale, centinaia di video sempre edificanti perché riguardano la parola del nostro Signore Gesù Cristo. È un canale proprio dedicato al ministero, al centro cristiano. Abbiamo un altro strumento non da meno che oggi è molto utile per tenersi in comunicazione, ma anche per caricare anche su di esso le dirette dell'amministrazione della parola che abbiamo al centro cristiano Fonte di Vita, la pagina Facebook. Infatti, digitando diversamente dal canale Mai Italia Fonte di Vita, ripeto Mai Italia Fonte di Vita, troverete per l'appunto la pagina Facebook. Vi invito sia su YouTube che su Facebook a mettere un like, soprattutto su Facebook, perché automaticamente, diversamente se cambierete le impostazioni, seguirete automaticamente tutto ciò che verrà caricato sulla pagina. Abbiamo anche un sito web del Ministero del Centro Cristiano Fonte di Vita, www.ccfontedivita.it, ripeto www.ccfontedivita.it. Il Ministero, la Casa del Signore, questa famiglia della fede, si trova in via Lisia numero 2 Ragusa, tutte le domeniche, oltre a tante altre attività, a riunione di parola alle ore 18:30. Vediamo qualche altro versetto prima di entrare nello spazio pubblicitario. Abbiamo detto che tutta Gerusalemme, Giudea e il paese intorno al Giordano venivano a Giovanni il Battista, ma non venivano a Giovanni il Battista, abbiamo detto, perché avevano bisogno di Giovanni il Battista. Venivano da Giovanni il Battista perché ministerialmente, da parte del Signore, lui era il costituito che attraverso questo battesimo in acqua, attraverso questo battesimo per il perdono dei peccati, che si può ricevere soltanto attraverso il nostro Signore Gesù Cristo, potevano essere abilitati poi a seguire il nostro Signore Gesù Cristo, perché erano battezzati, ripetiamo, da lui nel fiume Giordano, che abbiamo anche detto che oggi c'è un Giordano, c'è una casa, c'è un luogo dove bisogna andare, non possiamo autobattezzarci noi, c'è qualcuno costituito da parte del Signore che ci battezzerà figurativamente in acqua, che poi sappiamo che è una figura della parola, e confessando noi i nostri peccati al nostro Signore Gesù Cristo, lui è potente per perdonare qualsiasi delle nostre colpe, qualsiasi delle nostre trasgressioni, non sarà vista più, ma attraverso questa sepoltura della nostra vita figurativa, noi crediamo che rinasceremo in lui, rinasceremo in novità di vita, saremo trasformati mediante questo processo di ravvedimento di cui vi parlavo.
erano battezzati da lui in questo Giordano. Io vi invito a pregare il Signore perché noi, Centro Cristiano Fonte di Vita, siamo un Giordano messo a vostra disposizione, siamo un centro cristiano che ci muoviamo secondo tutto ciò che è consiglio della parola, dalla Genesi all'Apocalisse. Mediante questo consiglio della parola, mediante quest'acqua, noi come Giordano vi invitiamo a ricevere il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo, affinché voi siate abilitati e siate inseriti in questa famiglia della fede meravigliosa. Sì, erano battezzati da lui, da Giovanni il Battista, in questo fiume, cioè che lui era il mezzo che battezzava in questo fiume, in questo fiume che, come vi ho detto, il Centro Cristiano Fonte di Vita lo è per tutti coloro che attraverso la preghiera, attraverso la ricerca del volto del Signore, la rivelazione da parte del Signore, chiedete al Signore qual è il vostro Giordano, perché noi saremo sempre disposti ad accogliervi, a battezzarvi nel nome di Gesù Cristo e a presentarvi ciò che è consiglio della parola, affinché il ravvedimento che potete ricevere soltanto da parte della sua persona sia e cooperi per una vita nuova è la salvezza in Cristo Gesù. Questo proclamiamo, questo continuiamo a condividere, la salvezza nella persona di Cristo Gesù. Non proclamiamo altro Vangelo, non condividiamo nulla di nuovo che gli apostoli e che i servi del Signore un tempo hanno proclamato. Stiamo continuando a muoverci nel tempo della grazia, nel ministero del nostro Signore Gesù Cristo. Stiamo dando una continuità a quello che Lui ha iniziato, a quello che i santi apostoli del Signore hanno continuato ad esercitare. Quello noi vi stiamo presentando. Vi stiamo presentando ciò che è la persona di Gesù Cristo oggi, non più umana, ma la persona del Verbo, la persona della parola, è lo Spirito suo che vi condurrà e vi guiderà in tutto ciò che vi è scritto, perché la lettera uccide, ma lo Spirito di essa, lo Spirito della verità, vivificherà, darà un senso, darà una profondità in tutto ciò che vi stiamo condividendo. Quindi battesimo in acqua, ma abbiamo visto poi che molti farisei, sadducei venivano al suo battesimo e Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Qualcuno gli aveva insegnato che attraverso questo battesimo, noi sappiamo che farisei e sadducei non sono altro che religioni, non sono altro che movimenti. Che siano giusti o sbagliati li conosce il nostro Signore, noi non siamo qui per giudicare nessuno, siamo qui per dirvi che tutti coloro che cercano il Signore vanno a Lui, pregano il Signore, chiedendo al Signore quello che è giusto da fare per essere abitati in Lui e vivere in novità di vita. Ok, andiamo allo spazio pubblicitario, ci vediamo subito dopo questo spazio e dopo il brano musicale. A dopo.